Salve a tutti amici di Radiofonica, siamo qui alla Sala dei Notari per un evento organizzato da Nil Nid e come ospiti in particolare abbiamo i ragazzi di Caffè Design qui con noi. Salve ragazzi. Ciao caro. Ciao. Ciao. Siamo proprio noi. Siamo proprio noi. Vero, vero. Per iniziare, potete dirci innanzitutto come si è formato il vostro gruppo? Perché da quanto sappiamo avete una storia abbastanza lunga alle vostre spalle. Ah, ok, quindi voi dovete sedervi e ascoltare questa storia. Non è vero, molto semplicemente noi ci siamo beccati all'università, al Politecnico di Milano, diversi anni fa, quasi 10 fondamentalmente in verità. Sì. Abbiamo studiato insieme, in realtà appunto in coppia, diciamo così, poi fatto la nostra esperienza all'estero, poi ci siamo ritornati tutti quanti in Italia e lì abbiamo deciso di far partire questo progetto 6 anni fa, di fatto. Quasi 7. Sì, per colpa di Nanni, se vogliamo. Volevamo fare radio, non siamo riusciti a fare radio, abbiamo detto facciamo la nostra radio sul design. E quindi abbiamo fatto Caffè Design. È andata così. Ottima avventura, devo dire. Ma da quanto sappiamo, avete anche un momento particolare della vostra carriera, tra virgolette, dove avete messo in atto un podcast. Siete proprio i fautori di un podcast fatto in casa Caffè Design. Qual è stata la storia di quel podcast? È stato forse lungimiranza dalla vostra parte? Avevate paura di buttarvi nel mondo del podcast oppure era completamente tranquilla? No, in realtà non avevamo paura perché non esisteva il mondo del podcast. Era qualcosa che veniva, cioè c'era nell'aria, qualcuno in America lo faceva con il gaming, ma non esistevano nemmeno le piattaforme di podcasting, quindi lo facevamo su Spreaker, così. Non avendo aspettative, non avevamo paura di fallire. Zero aspettative, zero effort proprio a livello produttivo, cioè registravamo con l'iPhone, univamo le tracce, quindi era veramente, se ci ascoltano 100 persone è un miracolo, quindi... Poche, basta aspettative, se questo. Basta aspettative, ma nessuna paura all'orizzonte. No, ormai, perché era divertente, quindi, okay. Quindi poche. Benissimo. E scendendo più nei particolari di questo evento, quali sono secondo voi alcuni dei trend di design più importanti del 2024 e come si sta evolvendo la scena in generale? Vai, da dove partiamo? Abbiamo citati 10, qualcuno? Allora, sicuramente l'AI, questo può sembrare banale, però per chi ci lavora nella progettazione non lo è, sono strumenti sempre più alla portata di tutti, che soprattutto facilitano l'ingresso nella materia del design, qualsiasi essa sia, dall'illustrazione alla progettazione 3D, di siti web, app, eccetera. Quindi sicuramente quello dell'AI come strumento facilitatore di progettazione è una roba clamorosa, ci stiamo sguazzando dentro, palese, che tendrà soprattutto a crescere potenzialmente in quest'anno sotto ogni ambito. Sì, anche trovare il modo di dare valore a quello che uno pensa, perché appunto gli strumenti diventano mega accessibili, avere qualcosa di finito è abbastanza facile, per avere qualcosa con un senso diventa un po' più... meno facile. Io mi gioco la carta della personalità. Abbiamo visto aziende che stanno non hanno paura di esprimere la propria personalità, molte di queste magari capitanate da personalità importanti, magari abbiamo visto Kanye West, Elon Musk, però anche le aziende, quelle che una volta rimanevano un po' più neutre, caute, adesso non hanno paura di dire chi sono, come ragionano, che punti di vista prendono.